Bella a tutti ragazzuoli e benvenuti in questo nuovo video dei Gamberetti, signori miei, con la nostra serie delle 7. Allora, io sono Maullo941 e niente raga, siamo oggi tornati qui con la serie delle 7. Mi sto un attimo confondendo, sì, perfetto. Allora ragazzuoli, prima di partire col video io vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che state dando a questa serie. Vi ricordo di seguirmi sui social, mi trovate come Maullo941, trovate i link in descrizione. Se volete supportare il canale con delle piccole donazioni potete farlo con il link che trovate in descrizione tramite l'opzione PayPal. Detto questo, signori miei, partiamo con il video. Ok raga, allora noi siamo alle porte della partita contro il Portsmouth, che è la partita di Coppa se non ricordo male, sì. Sì, dovrebbe essere la Carabao Cup. Abbiamo fatto la mega cretinata di mandare in prestito il nostro Tekudu, l'attaccante. Quindi siamo con un attaccante in meno che dobbiamo andare a cercare di comprare, perché io tra le giovanili in questo momento non c'ho nessuno e non posso aspettare il primo di settembre, sperando dell'arrivo degli osservatori, di trovare qualche attaccante e poi rimanere fregato praticamente. Perché Johnson, raga, ve lo dico già da subito, Johnson se non arriva una squadra entro il 31 di agosto gli rescinde il contratto, non è possibile, non ho come farlo giocare, non mi sta proprio sulle scatole, quindi farà proprio una brutta fine, quindi in virtù di questo, signori miei, io sono andato a vedere tra gli svincolati, cerca giocatore a mercato, tra gli svincolati e ho trovato questi tre attaccanti che sono attualmente svincolati e che sembrerebbero delle bestie, signori miei, ovvero questo rumeno Silvio, abbiamo Silvio Mihaila. Poi abbiamo questo che praticamente per chiamarlo già lui ha finito la partita, praticamente se ne sta tornando a casa, che è Federico Peter, il nostro Peter Pan, signori miei. Il nostro Peter Pan di 19 anni, invece Silvio ne ha 20. Poi abbiamo Peter Pan di 19 anni e Caraman, l'unico che non ha il nome pronunciabile e non lo voglio pronunciare, lo chiameremo Caraman, che è pur 19 anni ed è turco. Allora raga, io li sto facendo seguire tutti e tre, perché sono, almeno sulla carta, tutti e tre abbastanza forti o comunque promettenti. E quindi vediamo, appena gli osservatori mi porteranno il resoconto, su quale dei tre punteremo. Io vorrei fare un sondaggio, raga, ma per virtù, ma per, siccome per un discorso di tempistiche, sto registrando questi video rapidamente in successione e quindi non posso chiedervi un parere a voi diretto. L'altra cosa è che a noi manca un TD, se non sbaglio, giusto? A noi abbiamo il 2TS, in difesa siamo messi bene con Hamilton, Salazar, Lima e Harwood, perfetto. Vaz è andato in prestito, infatti abbiamo un TD. Vabbè, il TD possiamo aspettare a vedere se arriva magari qualche giovane dalla primavera, perché mi sa che tra gli svincolati TD non ce n'è. Vediamo, noi ragazzi, io ricordo sempre che noi non possiamo, l'obiettivo di questa serie è non comprare giocatori famosi. Tutti quelli che noi possiamo comprare sono o regen, che comunque possiamo trovare delle belle bestioline, o giocatori che vengono direttamente dalla primavera. Allora, abbiamo Ugo Ba, che già il nome è tutto una prospettiva. Ugo Ba, questo è un difensore. TD, Odion Jackson, inguardabile. Ignazio, signori, abbiamo Ignazio, li stiamo italianizzando tutti, abbiamo Ignazio, poi abbiamo TS, non ci servono, TS, TD, Long Liu, inguardabile, TD, Martinez, messicano, inguardabile, DC, TD, Angelo, inguardabile, Single, non mi ispira più di tanto. TD, aspetta, diciamo per Sheffard, gallese, no. Fantang, bellissimo, no. Altro TD, niente. Allora facciamo una cosa, mettiamo pure in osservazione quei due TD che avevamo visto, ovvero Ba, se non sbaglio, no, Ba faceva schifo. Chi erano quelli? Dove stanno? Fatemeli vedere, Ignazio, che non è tutto sto portento, boh, mettiamolo nella lista, lo facciamo seguire. Jackson è inguardabile, ce n'era uno che forse era un pochetto meglio degli altri, chi era? Long Lee? No, Long Lee è inguardabile. Martinez?
Martinez è inguardabile. No, ma siano tutti inguardabili. Angelo è inguardabile. Niente, mi sono un attimo fatto confondere io praticamente. Questo Singal, l'indiano no, raga, l'indiano non ce lo posso fare, mi dispiace. Niente, osserviamo quell'altro che non mi ricordo nemmeno che nome c'ha. Però va bene, vediamo cosa ci portano i nostri osservatori. Allora, ragazzuoli, abbiamo la partita di coppa. La partita di coppa. Come ce l'andiamo a giocare la partita di coppa? Allora, Claudio Morris. Facciamo giocare a posto di Morris, facciamo giocare Nakata, signori miei. Naka, il nostro Naka, anzi, a posto di Claudio, facciamo giocare Naka. Che è più Naka è diventato più forte di Claudio? Da quando? Scusatemi. Allora, poi abbiamo Casadei, ok. Amponsà a posto di Red gioca. Mariano è pure stanco. Allora, loro sono titolari. Nicholson va bene. Mitchell gioca lui. Lima è a posto di Harwood. Facciamo giocare Hamilton. Salazar. No, facciamo giocare Salazar a posto di Harwood. Droll gioca e McKinley. Perfetto. In panchina possiamo portarci qualcuno di meglio. No. Attualmente no. I nostri migliori sono questi. Va bene, raga. Andiamoci a giocare questa partita di coppa. Che non è fondamentale, raga. Perché lo sapete benissimo. La coppa non è il nostro. Le coppe però non sono il nostro obiettivo. E va bene, dai. Scendiamo in campo. Vediamo cosa succede. Contro il Portsmouth. Loro stanno esordendo per la prima volta in campionato. Noi 9 agosto 2022. Che ce famo? Pareggiamo 2-2 e vinciamo i rigori. Grande. Grande impresa dei gamberetti che passa nel turno alla Carabao Cup. Bella così. Gol di Morris e Nicholson. È uscito il raid per Mariani. E va bene, la vincevamo, raga. La vincevamo 2-1 e l'hanno pareggiata loro con Marquis al 76esimo. E poi a rigori abbiamo vinto noi. Abbiamo dei rigoristi, signori miei. Abbiamo dei rigoristi e non lo sapevamo. Anche perché finale le partite a rigori le abbiamo perse tutte. Quindi abbiamo dei rigoristi è una parolona. Però va bene. Però va bene. Ok, abbiamo passato il turno di Carabao Cup. Mi date altri soldi per cortesia? Allora, rifiutato prestito di Cunningham. Porca miseria, Dudu è andato in prestito. Porca di quella paletta ambriaca. Il nostro attaccante Teko Dudu si è andato in prestito. Perfetto. Offerta per il prestito di Teko Dudu. Lui chi è? Il centrocampista. Hanno lo stesso nome, nome e cognome. Cioè, raga, impressionante l'errore che ho fatto. Accetta, Teco, vattene, per cortesia. Mi ricordi tuo fratello, mi vengono ancora di più i nervi. Accetta questo contratto e vattene in prestito. Chi è che si sta a lamentare, raga? Johnson mio, hai bisogno di giocare. Vattene, trovati una squadra, Johnson. Raga, se arriviamo a fine mercato e ce l'ho ancora sul groppone, gli rescindo il contratto. Io ve lo annuncio. Se c'è qualcuno che tifa per Johnson, sappia che rifiutate il contratto per Cunningham. Questa me l'avevi già detta. Questa me l'avevi già detta se non sbaglio. Andiamo avanti. Andiamo alla seconda partita di campionato. No, la terza partita di campionato. Terza partita di campionato. Rifiutato prestito di. Ma Teco. Stai sbagliando, eh? Teco, fai una brutta fine, Teco mio. Teco mio, fai una brutta fine. Io te lo sto dicendo. È triste, hai bisogno di giocare. Zio, te ne devi andare. Mamma mia. Che ragazzo pesante. Allora, signori miei. E Claudio si è riposato, sì, quindi leviamo Naga e facciamo giocare Claudio con Morris, Casadei, Amponsà, Reid. Io devo far uscire Reid e far giocare Mariani per forza. Nicholson, diamo fiducia. No, Nicholson non è tanto stanco, può giocare Mitchell. Facciamo giocare Watanabe, no, gioca Mitchell. La difesa va bene, questo va bene. Harwood, Watanabe e Reid gli diamo proprio un turno di riposo. Raga, ci portiamo Hamilton, ci portiamo Hamilton. Così abbiamo i due difensori da poter sostituire. Esposito Naka e Johnson. Johnson lo lasciamo in tribuna, raga. Che me ne devo fare io di Johnson? E chi mi porto? Mi porto. Bo 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 Cunningham. Sì, mi porto Cunningham. Dai, è così. Giochiamo così, raga. Terza partita di campionato. Terza partita di campionato. Non si scherza. Facciamo le cose serie. Attenzione. Il nostro obiettivo, raga, è riuscire a rimanere in championship. Dobbiamo riuscire a rimanere in championship. Contro il Preston. Vengono da una sconfitta contro il Black Rovers. Da una vittoria contro il Charlton. Noi che ci famo? Ci vinciamo 2-1. Bella così. Alla grande. Gol di Claudio e Drollo. Sono usciti Salazar e Amponsà per Harwood ed Esposito. Ammonito Casadei. Casadei! Mi ha ammonito Casadei. Forse stava ballando su una balera sulla fascia. Me l'ha ammonito e va bene così. Raga. Partenza col botto dei gamberetti. Alla grande, signori miei. Allora, possiamo fare gli allenamenti. Allora, partenza
Facciamo una cosa, visto che possiamo fare. No, vabbè, gli allenamenti li sistemiamo a fine mercato, così so chi c'ho, chi non c'ho e chi deve andare via. Andiamo a allenare gli attaccanti. Johnson, sì. Cosa è successo? Johnson, Naga, Cunningham. Ci vai a mettere Morris, così diventa anche lui un mastino terribile. E poi mi ci vai a mettere anche Claudio, che non vedo in lista. Claudio, Claudio, Claudio. Dai, Claudio mio, allenati pure pesantemente tu. E dai, è così, simula tutto, vai. Se io riuscissi, c'è il Cunningham addirittura in un GOC che c'entra fra gli attaccanti. Vabbè, c'è un po' di confusione, ragazzi, c'è un po' di confusione. Allora, arriviamo alle porte della partita, della prossima partita di Championship, che non so contro chi sia. Offerta per il prestito di Teco Dudu. Dai, Teco, ti prego. Una gioia, vattene. Accetta il prestito e poi Morris. Oh, interessante. Mi offrono quanto? 9,5 per Morris. Ma se li possono incartare e tenere tutti quanti. Morris non se ne va. Nostro Morris. Allora, abbiamo detto che dobbiamo arrivare al ridosso della partita contro il. Che squadra è? Contro l'Huddersfield, penso, una cosa del genere. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio per aver guardato questo video. Vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo contenuto. Bella raga, ciao!